20 minuti di gioco effettivo per tempo, lo ricordiamo, 15esima giornata, il signor Luigi Alessi di Taurianova fa partire the game. Poi Motta, ancora Esposito, si fa vedere da questa parte Gattarelli, sbaglia però Gianluca, c'è il gol. Errore di Gattarelli, dopo 50 secondi ci pensa Gianluca a portare subito i suoi avanti. Gianluca si fa vedere Abate, riceve lo stop, la conclusione da sotto, palla di poco alta. Si fa vedere Vittor Mello, la palla è buona per Cacà, Cacà! Ancora Roccia, supera Cacà, la mette in mezzo e poi la conclusione c'è. E allora in contropiede, ora ci prova Todis, Rengifo in scivolata, Moli tierno lo contrasta. Bebetigno, Cacà, Gianluca, Cacà spinto alle spalle nettamente, stavolta c'è un cenno d'intesa con Gattarelli, il numero 4. Vediamo Motta cosa farà, va alla conclusione e segna. Motta segna a 16 secondi dal termine del primo tempo per la Todis, Lido di Ostia. Conclusione traversa colpita. Lutta, Motta, vola, Moli, tierno, Menzeghez, tiro allontanato. Bebetigno si accentra di prima per Cacà, Cacà domestica il pallone, la conclusione, un balzo felino da parte di Di Ponto che si allunga forse un po' troppo, rimedia un infortunio gli uomini di Marcello Battista. Vittor Mello mette giù la palla, poi la riaccentra, rovesciata, gol spettacolare di Gianluca, la rovesciata di Gianluca, che cos'è? Motta, lancio lungo, attenzione, troppo liberi. C'è ancora Esposito sul pallone, fermato di prima, e Cacà, Fantesele, Cacà, Fabiano, poi Cacà, attaccato all'indietro per Molitierno, supera Barra ma sbaglia l'appoggio, Roccia, poi ancora Barra in uscita, fa bene Molitierno, chiude ottimamente, chiede scusa ai compagni di squadra, Motta 5 secondi e ormai... è andata così, Motta ferma il gioco, lascia il pallone, scambia un saluto con Bebetigno, 3-1 per la Sandro Abate, una Sandro Abate versione super.